Qualcosa sembra muoversi per il marciapiede di Piazzale Mazzini all'angolo con Via Giotto, meno di 100 metri, che necessitano di un intervento di restauro da anni e da anni non lo ricevono, persino quando, come ora, l'intera area è oggetto di un vasto intervento di riqualificazione che però esclude proprio quel tratto. Una vicenda singolare, già raccontata nei nostri telegiornali, nella quale interviene ora l'assessore Michalizzi, che ha effettuato un sopralluogo assieme ad un tecnico comunale. Paolo Correzzola ha la propria attività proprio su quel tratto di strada. Che intende fare dei lavori di stesura di asfalto e eliminare quelli che sono almeno i pericoli e le buche che ci sono nella parte asfaltata della piazza. Ecco, la stesura dell'asfalto eliminerebbe tutti i problemi di questo marciapiede? Ma gli allagamenti sicuramente no, l'asfalto non modifica le pendenze della piazza, almeno che mi risulta, insomma, non risolve i problemi di pendenza. Se nel lontano 2002 la caduta di un anziano ciclista segnalata alla prefettura aveva portato ad un primo interessamento del comune per un intervento che non è ancora avvenuto, un allagamento del 2005 ha portato ad una causa legale che si trascina ancora oggi. L'ipotesi prospettata dall'assessore ai lavori pubblici lascia però soddisfatti a metà. Non penso sia una riqualificazione radicale, così come poteva essere ipotizzata. È un intervento di manutenzione della parte asfaltata della piazza. Da vedere, ecco, se questa è una soluzione o se è una soluzione provvisoria. Bisogna sentire sull'assessore che programmi ha, che intenzioni hanno, insomma, di riqualificazione.